Non è in sede il direttore generale pro tempore dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia, Elisabetta Tripodi. Di buon mattino si recata a Catanzaro. La situazione all'ospedale di Vibo Valentia sta vivendo la sua ennesima criticità, che diventa drammatica quando si è costretti ad arrivare alla decisione di chiudere un intero reparto, quello di ortopedia. La situazione era critica da tempo. La ragione della scelta da parte dell'azienda sanitaria è derivata dalla mancanza di personale medico, che va ad aggiungersi alle gravi carenze strutturali esistenti. I 4 medici in servizio e i 15 infermieri professionali risultano essere troppo pochi per mandare avanti il reparto. La preoccupazione nell'opinione pubblica è forte, anche se si tratterebbe di una soluzione temporanea, come chiarito dallo stesso direttore generale dell'azienda sanitaria, Elisabetta Tripodi, la quale ha garantito di volersi adoperare per anticipare i tempi e farà ritornare il reparto alla normalità il prima possibile. Il blocco, si precisa ancora, riguarda solo le attività chirurgiche, perché il problema vero è la carenza di specialisti anche in altre strutture, per cui è risultato vano il tentativo di averli in prestito. La sanità locale vive senza dubbio la sua stagione peggiore a Vibo Valentia. Mancano i presidi fondamentali, in qualche caso non può nemmeno essere garantita la reperibilità dei medici ospedalieri, una situazione drammatica le cui responsabilità politiche sono facilmente individuabili ed attribuibili sul territorio. Anche se tardivamente, la momentanea chiusura del reparto di ortopedia all'ospedale Iazzolino sembra avere sollevato finalmente uno polverone che va a scuotere politiche sindacati che alzano i toni del confronto. Per fortuna sono in pochi a minimizzare, mentre ci si adopera a predisporre tavoli regionali o più opportunamente chiedere la convocazione della conferenza dei sindaci, in realtà l'unico organo di natura politica che sarebbe nelle condizioni di predisporre una qualche azione. Intanto il direttore generale è andato in regione e ci si chiede se potrà ottenere un sia pur piccolo risultato.